Dopo tanto tempo, dopo circa 10 mesi, pensavo che decisione scegliere. È quasi da gennaio, da febbraio che ero in dubbio se prendere questa console qui. All'inizio l'avevo rifiutato, vi ricordate, magari ho anche scritto nei commenti che non acquisto la Play 4, ma purtroppo oggigiorno cambiano le cose. Un cliente vuole avere qualcosa di avanzato, no? Una tecnologia migliore, ecco, c'è sempre il commercialismo, ecco, perché lo dico? Perché tutti i giochi, tutto si svolge praticamente sul business, sulle console. Quindi PC possiamo dire un valore adesso che sta calando, anche se si può avere PC forti da 1000 euro, 1500, no? Ma sono PC veramente forti dopo. Però se guardiamo da un punto di vista del commercialismo, diciamo che oggigiorno bisogna passare le console, ecco, vabbè. Se fai invece per testa tua, no? Hai un certi svantaggi. Purtroppo è così. Io non la volevo mai, guarda. Vedi sta scatola qui, no? Così bella, guarda. Io ho promesso che mai più non comprerò una console in vita mia, veramente, mai. Ho detto, la PlayStation 3 è stata l'ultima e basta, no? Cioè, basta, mai più. Però le cose cambiano, signori, le cose cambiano. Quindi si passa sempre all'utile, no? Si passa sempre alle cose utili. E allora, ho scelto di fare questa decisione perché? Allora, ho fatto perché mi piacerebbe fare un lavoro, quindi su computer, elaborare video, eccetera, eccetera, e invece qui magari registrare, insomma, anche si può andare su internet, eccetera, eccetera, no? E quindi mi sembra più utile per me, quindi sì, anche con questo PC ho un po' di problemi perché non c'è più spazio, attenzione, non c'è spazio sul disco C, quindi immaginatevi che problemi arrivano, perché praticamente il Windows non può nemmeno lavorare bene, attenzione, quindi è una cosa abbastanza grave. Ho problemi anche di registrazione con XSplit, che veramente mi va a scatti, c'è praticamente solo apro il programma senza registrare, inizia a laggare, c'è FIFA, no? Neanche non si può giocare veramente. Con Fraps va tutto liscio, no? Quando sei in partita ci sono un po' scatti, ma poco, vabbè, ci può stare, però sono file enormi, sono file della Madonna, signori, ecco. Quindi magari una partita che ho fatto, Roma-Juventus 1-0, no? È un video di 15 minuti circa, 50 GB, sono tanti per me, veramente sono tantissimi 50 GB per 15 minuti, prende tantissimo Fraps, non mi piace perché consuma troppo spazio e io non ce l'ho più a disposizione, no? Ho deciso di passare a Elgato Game Capture HD60, so che costa, ma hai una soddisfazione che è ottima, no? Ho detto prima o poi, no? Cioè, non ha senso aspettare, no? Da febbraio che sto decidendo cosa fare, no? Niente, qua è la Play 4, la solamente la confezione a scatola, ok, signori, eccola qua, signori, qui è la nostra Play 4 con due console, ovviamente, se no questa postazione non durerà tanto ancora, quindi vabbè, l'avatar, la foto che ho, lo conoscete chi è, no? Cioè, chi non la conosce, dai, grande foto, perché questa postazione non ci sarà più, questo tavolo non ci sarà più, signori, perché io sto ordinando, sto in questi giorni lavorando tantissimo su cambiamento di camera, sto lavorando veramente tanto, no? Quindi anche i soldi da spendere ci saranno, perché il mio obiettivo era la Play 4, no? Ecco, questo è il primo obiettivo, riuscito questo, cambiare tavolo, perché sto tavolo qui c'ha i problemi che vedete, c'ha sti armadi da aprire, è veramente scomoda, non mi piace lo stile, quindi ci sarà una scrivania dritta, bella dritta, e anche andrà qui, ecco, diciamo partirà da qui 1,90 m, e qui ci sarà
1,20 m se non mi sbaglio, quindi ci sarà un angolare, sarà bellissima figata, ci sarà un tavolo senza niente praticamente, ecco, spero che non mi costi tanto perché se no Dio buono. E poi l'ultima cosa, vabbè, del gatto che sta già arrivando, anche quello mi costa abbastanza, è un nuovo monitor, certo signore, perché sì, si può giocare anche, possiamo anche giocare in questa maniera, facciamo così, sorgente, si può anche così giocare, ma io sinceramente vorrei una cosa più comoda avendo due monitor, no? Perché mi sarebbe più figa la cosa, no? Vabbè, non è importante ancora il monitor, ma sarebbe il mio desiderio, però ovviamente prima bisogna ricevere i soldi e dopo si può andare avanti. Devo dire una cosa, che sono molto soddisfatto della Play 4. L'unica cosa che mi disturba di tutta la cosa che bisogna pagare ogni anno, o quanto cazzo vuoi, bisogna pagare l'abbonamento, hai l'abbonamento di mensili, abbonamento di un anno, così purtroppo è, cioè, purtroppo oggigiorno sempre più vogliono i soldi, no? C'è tutte cose bisogna pagare, anche su FIFA hanno fatto full draft, no? Per giocare una partita 300 FIFA points, no? Più partite che vinci, più belli premi ci sono, solo commercialismo purtroppo signori, ma fanno cose che attira le persone, e questo sono anch'io, no? Anche voi siete. Mi è un gran peccato perché pagare, no? Per giocare online, cioè io ho connessione, ma se tu vuoi giocare online bisogna pagare. Loro hanno le regole, va bene, noi facciamo quello che dite voi, no? Purtroppo è così. Altrimenti hai il PC, no? Ma arrangiati e buonanotte, no? Niente signori, io quando dicevo il gatto vi provo a portare qualcosa di più, perché veramente con PC non si va tanto lontano, non si va da nessuna parte. Spero ovviamente avendo tempo a disposition di portarvi qualcosa di utile, di figo, no? Sul canale. Niente, io vi saluto, grazie per il sostegno, lasciate un commento, mi piace, e vi saluto, buona giornata a tutti e bella.